Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 5.000 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e dovete partire subito con il video. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Si tratta di un Detlefs. Il modello preciso di questo Detlefs non lo conosco, però generalmente ho sentito comunque questo marchio e comunque l'ho visto anche qualche volta su alcuni canali. Poi sono andato anche un po' alla ricerca di questo camper su vari siti. Comunque parliamo di un camper di fascia alta, anche tuttora è un camper di fascia alta dei nuovi mezzi, ma anche all'epoca. Parliamo di un camper tedesco veramente costruito molto bene, non è così facilissimo da trovare, quindi secondo me avere anche un mezzo del genere è un mezzo abbastanza particolare, di fascia alta come ho detto prima, e secondo me anche con una pianta veramente molto carina, molto funzionale. Poi andremo a scoprire nella parte interna e vabbè, andiamo a vedere un po' anche le dimensioni di questo camper e altre cose. Allora, dimensioni di questo camper intorno ai 5,80 m, 5,90 m, quindi ancora abbastanza compatto. Esternamente abbiamo detto quindi abbastanza compatto, ma internamente secondo me anche con un buono spazio interno è molto funzionale. Allora andiamo a vederci un pochetto la pianta interna di questo camper. Allora, entrando sulla sinistra troviamo subito la cucina con i due fuochi, lavandino. Nella parte sotto abbiamo un frigorifero trivalente, poi abbiamo la dinette principale che volendo si può abbassare e trasformarla in un letto matrimoniale. Seconda dinette nella parte posteriore in fondo a sinistra, questa è singola, e comunque in un mezzo del genere ancora abbastanza compatto non è male avere una doppia dinette, soprattutto perché i figli o comunque vuole un camper abbastanza spazioso, e quindi anche quando abbiamo degli ospiti non è male avere la doppia dinette. Ma per esempio se abbiamo dei figli, nella parte posteriore possiamo costruire un letto a castello in modo da avere due letti nella parte posteriore sempre pronti. Giù in fondo a destra poi abbiamo il bagno con il WC, piatto doccia, il lavandino, molto compatto. Certo, secondo me andrebbe un pochetto rinnovato a livello comunque del lavandino, anche un po' esteticamente nella parte interna, perché a gusti personali vi dico che il bagno questo qui non è che mi faccia proprio impazzire. Poi ognuno ha i suoi gusti e magari se lo personalizza come vuole. Vari cassetti nel camper. Allora, stavo notando una cosa, così andiamo a comunque verificare alcune cose anche negli annunci di questi camper. Allora, se vedete nell'oblò, nella parte giù in fondo, quelle doghe, cioè quelle parti lì perlinata, se vedete lì credo che ci sia una piccola infiltrazione. Adesso non so dirvi di preciso, è una cosa che vado di intuito, magari da verificare meglio. La parte della mansarda non si vede in foto, ma stavo notando dalla parte esterna che è veramente molto ampia, molto grande questa mansarda. Anche Elnag intorno agli anni 80 faceva per esempio mansarde molto ampie, e abbiamo visto che anche Detlefs comunque non scherzava, faceva delle mansarde veramente ampie. E adesso stavo notando un'altra cosa pure, stata specificata questa cosa in descrizione dalla proprietaria, che praticamente lei ha detto che sono stati montati pannelli solari e stufetta per l'inverno. Non so cosa intende, cioè è stata rimontata forse la truma perché era forse rotta e non c'era, non lo so adesso dirvi, non so dirvi veramente le cose come stanno, o forse ha montato il riscaldatore a gasolio. Piccolo errore mio prima della mansarda, però si vede in parte perché hanno messo poi le tende, quindi hanno coperto, quindi non sappiamo proprio di preciso come sta la mansarda. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ducato 2005 diesel aspirato, 111.000 km, e questo camper del 1983. Abbiamo la foto della parte della cabina, due sedili nella parte anteriore, quindi comodo soprattutto per il passaggio. Cabina molto semplice del Ducato, cambia il volante, e per il resto comunque abbiamo già detto che è la solita cabina del Ducato. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, se vedete il camper esterno, non è che stia proprio malissimo, secondo me intanto una bella pulita, una lucidata sia alla cabina che alla parte della cellula, quindi non toccherei la vernice, quindi magari riverniciarla al momento no, e un attimo rivedrei forse le sigillature. E poi come accessori esterni soltanto vedo il portapacchi nella parte superiore, il tendalino esterno non c'è, il portabici non c'è, e dotato anche di pannello solare come vi ho detto prima. Ha scritto la proprietaria che ci sono alcuni lavori da fare, ma non ha detto proprio di preciso quali sono. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo fantastico Detlefs vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.